Grazie.
Ma sei fuori? No, non lo so, domanda. Teatro San Valentino, è lieta di presentarvi la commedia in tre atti, Un fattaccio in Pioripici, liberamente tratto dall'opera Sherlock Holmes a Bologna di Sandro Samoggia. Le offerte che gentilmente avete devoluto andranno alla mensa di Padre Ernesto dell'Antoniano. Un'altra cosa, è sul foglietto di sala che vi è stato distribuito è scritto che la lettrice è Brunella Brunelli, in realtà è la signora Luisa De Luca che la sostituisce. Vi ringraziamo per la vostra partecipazione e vi ringraziamo e vi auguriamo un buon divertimento. Grazie. Riprende un avvenimento realmente accaduto a Bologna alla fine del 1800.
Delitto e Coltelli. Le persone e i luoghi citati sono esattamente quelli di cui scrissero i giornali dell'epoca e l'orificeria Coltelli fu chiusa dagli eredi alla morte del titolare. All'epoca dei fatti il delitto rimase insoluto, non si scoprì l'assassino e nemmeno il movente, ma l'autore, con la sua originale creatività, fa arrivare da Londra Sherlock Holmes e il suo aiutante Dottor Watson per risolvere il caso. Come fanno a colloquiare e a capirsi inglesi e bolognesi? Basta un po' di fantasia. Iniziamo con la nostra storia. In via Orefici, il 14 novembre del 1882, alle ore 18, il conte Paleotti entra con la moglie nell'orificeria all'insegna delle Tre Spade e saluta amichevolmente il titolare Camillo Coltelli. Che arriva che il don stasera se no è imparato a morire. Ciao Camillo, come va? La saluto signor Camillo, è un piacere rivederla. Oh, ma guarda chi è quei signori conti Paleotti. Ciao Michelino, oh. Com'era? Sentiti omaggi, signora contessa, ma cosa devo? La cortese è venuta di vostra signoria nel mio umile negozio? Ah, questo dovete chiederlo a mio marito, signor Coltelli. È lui che ha voluto che venissi fin qua. Io non so proprio nulla. Allora, Michelino, a cosa devo la tua visita qua? Ma forse dovresti intuirlo, Camillo. Sei stato, no, 35 anni fa nostro testimone di nozze? È un anniversario importante che bisogna festeggiare. Ma cosa ci sia da festeggiare in un matrimonio? Io non lo so proprio. Ma per forza, signor Camillo, voi siete un libertino impenitente e questi problemi certo non li potete conoscere. E non puoi conoscere le spese che ci sono in un matrimonio? Soprattutto in occasione degli anniversari. No, io di queste spese non ne ho, proprio non ne ho. Però magari ne ho delle altre. Lo so. E magari non sono inferiori alle mie. Sì, ma danno ben più soddisfazioni, eh. Mi scusi, signora contessa, si diceva così per dire, non mi fa intenda. Ho lasciato la porta aperta, devo chiuderla? No, guarda, lasciala pure aperta perché la mia asma sta peggiorando, Ho sempre più bisogno d'aria fresca, Adesso stai anche dal professor Murri, Calledar, ma grossi miglioramenti non ne ho mica avuti, Vabbè, pazienza, conosco, signor Coltelli, la vostra asma, le spese, ma torniamo a noi. Sì, allora Michelino, io lo so perché sei venuto qui da me, ma la signora contessa, tua moglie, sai chi è? Cosa ci piace? Vedete, cara, fra 3 giorni è l'anniversario del nostro matrimonio e ho pensato che un regalino degno di voi sia, più che un dovere, un piacere. Oh. Però vorrei che foste voi a sceglierlo. Che costi molto, certo. Ma signor Conte, Michelino, hai fatto proprio bene a venire qui da me. Ieri mi sono arrivati dei gioielli splendidi. Adesso ti fa guardare. Bene. Vedi qua, guarda qua. Enrica, vieni qui un momento. Questa è la mia cuginetta Enrica, l'ospito qui perché mi aiuta con le faccende del negozio e perché mi fa da governante, è bravissima, la più brava tra tutte le cuginette che ho mai avuto a servizio. Conosciamo le vostre cuginette, signor Camillo. Con
signori conti Paleotti, Erika, su, non essere timida. Signorie vostre illustrissime. Ah, Erika, hai mica visto quel diamante di diamanti e di rubini che era insieme a questi gioielli? Sì, signor Coltelli, l'avete riposto voi l'altro pomeriggio dopo averlo mostrato al marchese Fantuzzi. Lascia perdere Camillo col bracciale. Che figura mi vuoi far fare? Mi vuoi rifilare quello che ha rifiutato Fantuzzi? Fammi vedere qualcosa d'altro, dai, un bel anello con smeraldo incastonato fra brillanti. Oh. Facciamo brillantina. Ce l'ho, splendido e poco costoso. Dovrebbe essere qui, guarda qua. Ma Enrique, l'anello di smeraldo dove è finito? Non lo so, signor Coltelli, non so neppure mai se l'ho visto. Forse l'avete venduto, non ve lo ricordate neppure. Ma vecchio asmatico sì, ma poi io no, che era la mia cuginetta. Io non ho mica tempo da perdere, Camillo. Fammi vedere qualche altro anello, che così ne prendo uno e la facciamo finita. Ho altro da fare io. Sì, guardate, scegliete quello che volete e tu va di sopra a spiegare le tue faccende. E adesso chiudo bottega qua e vengo su anch'io e facciamo i conti. Signor Camillo, avete mai pensato che questa Enrica... Ma sì, potrebbe anche essere, ma che convenienza ne avrebbe a rubare qui da me? Ha tutto da perdere? Nessun gioiello le renderebbe migliore la vita che fa adesso, su. Ma Camillo, dove l'hai trovata questa nuova cuginetta? E come si chiama? Enrica Zerbini si chiama. Enrica Zerbini? Ma sì. Ma lo sai che è una putenella da strada e che ha avuto già una condanna per calunnia e ha fatto 2 o 3 mesi di galera per truffa? Anzi, mi hanno detto che in tutte le case dove ha lavorato sono sempre mancati oggetti, ma di grande valore. Me l'ha detto l'avvocato Serpieri, che l'ha avuta a servizio e l'ha anche denunciata perché aveva tentato di avvelenarlo. Caro Camillo, tu questa volta non ti sei messo in casa la solita cuginetta, ma una serpe velenosa. Era particolare quel Coltelli, si serviva di cuginette, le chiamava così, o forse era un'abitudine di allora, un modo un po' elegante, si fa per dire, per nominare le governanti a pieno servizio. Ma continuiamo con la storia. In via dei Ranocchi, la sera del 19 dicembre 1882, all'Osteria del Sole, siamo vicino a Via Orefici e c'è ancora quest'osteria. Oh, ma dov'è l'oste qua? Cos'è un'osteria da vendere? Oh, mamma mia! Caro, io fa! Aspetta! Senti che mera stufesta in campo. Allora io ho detto, adesso vado in osteria e vado proprio a bere un quartino di vino per stare in compagnia. Era ecco. Per andare a capo prima col più vesso. Ma che più vesso? Beh, guarda, ci sono le stelle. Ma dove? Ma che? Stiamo qui, dai, che ci facciamo compagnia e prendiamo un bel quartino di vino. Oh, pago io. Ma allora chi si può più da qua? Già. Qua è l'oste. Già. Pasquini! No, chissà, Pasquale. Lui è ancora in barriere da Pasqua, meglio come me. Da Pasqua, sono qui! Oh, cos'è che volete? Quel litro buono, di vino, quello buono però, non quello anacquato, quello litro lo bevi poi te. Ho cacciato a lese. Ecco, Pasquale. Ecco, a Laura tutto bene? Sì. Caro. Io ho fatto. E te niente? Ma sì, dai. Si va. Grazie. Alla salute allora. Alla salute nostra e di tutti. Bene, anche a te. Aiuto, presto, venite! Morto, aiuto! Ma cos'è successo? Ma non sei io! Ma cos'è successo? Beh, è la sua degli Enrica che urla, vai lassù dalla finestra! Aiuto, presto! Ma come Enrica? Ma vieni fuori!
questa vetrina, dietro! Da quando puoi uscire dalla finestra, eh? Ma fate presto, vai a uscire da questa casa! Pensa te, una via violentaci così tranquilla! Ma chi è stato? Chi è stato? Vada su! Muovi il vescovo e blenda! Ma le blende, e chi da un tatto? Penso per l'esse, dai che ne piso il gumante adesso! Ma non è mai successo una cosa del genere per questa via! Ma Enrico, la polizia, fatemi scappare! Sono il Regio Procuratore di Bologna. Ora non c'è più pericolo. Mi dia le sue generalità, per favore. Sono Enrica Zerbini. Sono la domestica del signor Camillo Coltelli, nella cui casa provvisoriamente risiedo. Mi dica quello che è successo, signora Zerbini. Signorina, prego. Va bene, signorina, ma adesso mi racconti. Ho trovato il Coltelli nel letto, in un lago di sangue, con la testa rotta. Allora sono corsa alla finestra e mi sono messa a urlare, perché avevo paura che chi avesse ammazzato Coltelli fosse ancora lì e potesse ammazzare anche me. Quindi in quella casa lassù c'è un cadavere. No, certo, come faceva a uscire ridotto così, poveretto? Signorina, non faccia la spiritosa. Se lassù c'è un morto, la cosa è molto seria, soprattutto per lei. Per me? Per veramente lei, io? Non c'è io che tenga. Piuttosto mi dica come mai, se lei abita lì, non sapeva come uscire di casa. Ma perché la casa è sopra la bottega. E se si chiude la porta della bottega, si chiude l'unica possibilità di entrare ed uscire dalla casa. La sera era sempre il Coltelli che la chiudeva. Così era sicuro che non venissero i ladri a rubare. Io non ho mai saputo come si fa a aprire quella porta. Ho capito. Ora vedremo come andrà a finire questa storia. Vogliono non signori fornirmi le generalità? Oh, Pasquale Marzocchi, detto Pasqui, l'oste dell'Osteria del Sole. E me a San Antonio Zanotti, detto Tugnien, un frequentatore qui dell'Osteria. Perché siete qui? Oi, abbiamo sentito una signora là che urlava e siamo corsi fuori dall'Osteria. Allora, poi lei sa come sono andate le cose, eh? Benissimo, potete andare. E io? Tu, Coppola, accompagna la signorina in carcere. In carcere? Poi torna subito qui portando un medico e se occorre buttalo giù dal letto. Io invece torno in quella casa perché voglio vedere meglio il luogo del delitto. E lei, signorina, non faccia scherzi. Segua disciplinatamente l'agente Coppola. In carcere? Mussuccia. Viene rinchiusa a San Giovanni in Monte e il 27 dicembre 1882 alle ore 18 Enrica viene interrogata in carcere dal procuratore dottor Marra. Buonasera Coppola. Buonasera, come va? Fa freddo stasera? Fa freddo, sì. È il 27 dicembre, diciamo che ci sta. Sì, ma noi tocca lavorare. Purtroppo, con tutto ciò che accade in città, tra furti, rapine e omicidi, non abbiamo un momento di tranquillità. Comunque, Coppola, posso avere un caffè caldo senza zucchero? Grazie. Oggi è una giornata lunga, vediamo un po' chi dobbiamo interrogare. Diciamo che ci sono solo tre nomi qui. Ah, grazie Coppola. Va, vediamo un po'. Ottimo questo caffè, senza zucchero. Coppola, adesso riprendiamo gli interrogatori. Sì? Vediamo a chi tocca adesso. La signorina Zerbini Enrica. Me la porti qui. Enrica Zerbini. Enrica Zerbini! Allora, signorina Zerbini, mi dica in quale punto della casa l'orefice Coltelli si trovava e che cosa faceva lei prima di scoprire il corpo massacrato. Sia sincera e non dica bugie. Signorina, si decida a dare una risposta?
Non vuole rispondere? Coppola, portate la sedia. Si metta a sedere e risponda. Io non è che non voglia rispondere, ma se rispondo lei saprà delle cose, io queste cose non voglio che si sappiano in giro. Io non dirò nulla in giro, io dirò soltanto ciò che riguarda l'inchiesta, sempre che a uccidere sia stata lei. Ma io non ho ucciso il coltello, ma come glielo devo dire? Seduta. Signorina, io potrei anche crederle, ma lei mi deve dire qualcosa che faccia sì che a crederle sia il giudice. Per esempio, in quale punto della casa dell'orefice Coltelli lei si trovava e che cosa faceva tra le 21 e le 21:30? Io e il Coltelli la sera ci corriamo sempre a sé, ma non faccia quella faccia, è solo un modo come un altro per stare al caldo in queste lunghe fredde notti d'inverno. Signorina, poche chiacchiere, andiamo avanti. Beh, comunque, quella sera il Coltelli era già nel letto che dormiva e io ero nello stanzino di decenza per prepararmi, quando ho sentito dei rumori indistinti, degli scricchiolii, degli strani versi. Allora mi sono nascosta come potevo nello stanzino di decenza. La porta non era chiusa e dalla finestra ho potuto vedere una persona, forse due, un'ombra, adesso non mi ricordo bene. Comunque scavalcava la finestra e si aggirava nella stanza dove il Coltelli dormiva. Signorina, una o due ombre, sia precisa. Ma quanti particolari vuol sapere, ma non me li ricordo mica. Comunque, quando è tornato il silenzio, io sono uscita dallo stanzino di decenza. Allora sì che ho trovato il Coltelli nel letto in un lago di sangue e con la testa rotta. Allora sono corsa alla porta, ma era chiusa da un catenaccio. Allora sono andata alla finestra e mi sono messa a urlare. Allora mi può spiegare come mai i suoi indumenti sono stati trovati sporchi di sangue? Questo mi vergogna a dirlo. Signorina, se non è niente di grave me lo dica, è importante che io lo sappia. È una cosa di donne. Ho capito. E se ha capito, ha capito che ero nello stanzino di decenza, lavarmi e lavare tutto quello che era sporco di sangue. Lei si rende conto che è molto difficile credere, signorina? Io non era... lo so cosa è difficile credere. Perché era sporco di sangue anche il martello con dei capelli sopra che abbiamo trovato nel cassetto. Sa dirmi niente di questo? Ma io non sapevo neanche che in casa ci fosse un martello. Signorina, è molto difficile credere a quello non che so lei dice. Non so che è difficile credere o meno, signor giudice. Non lo so. Procuratore, prego. Beh, signor procuratore, io non ho ucciso il Coltelli, ma come glielo devo dire? E allora, cosa pensa lei sia successo nella stanza mentre lei era nello stanzino? Beh, secondo me il Coltelli si è suicidato. Sì, con un martello poi trovato in un cassetto. Sì, sì. Ma andiamo, signorina. Il medico legale ha stabilito che il Coltelli è deceduto a seguito di colpi contundenti, molto probabilmente da martello. Ma comunque, se le cose sono andate come lei pensa, perché mai Coltelli si sarebbe suicidato? Perché mi hanno detto che aveva investito male i suoi soldi e poi gli interessi della bottega non andavano affatto bene ultimamente, però io di questo non so niente. Ah, se fosse così il suicidio sarebbe anche motivato. Te l'ho detto. Ma allora cosa ci facevano quelle persone che lei ha visto entrare dalla finestra sbicciando dallo stanzino? Guardi, io quella sera ero stanca, non vedevo l'ora di andare a letto e guardi, potrei anche essermi addormentata e aver anche sognato quello che le ho detto d'aver visto. Signorina, è molto difficile credere a quello che lei dice. Prima dice di aver visto delle persone entrare dalla finestra. La finestra è a 4 metri d'altezza e non si capisce come abbiano potuto fare. Poi che se le sognate, ancora prima dice che il Coltelli si è suicidato, ma questo è impossibile. Il medico legale ha stabilito che il Coltelli è morto a seguito di 15 martellate in testa. Ma quindi per lei sarei una bugiarda? E poi lei si mette a urlare come un'ossessa in casa, poi quando noi la facciamo uscire, lei parla tranquillamente dell'accaduto. Non è credibile tutto questo, signorina, non è credibile. È la verità, e per lei sarei una bugiarda? Credo proprio di sì, signorina, lei non è assolutamente credibile.
Non so che cosa sia credibile o meno, ma io le ho detto che non ho ucciso il Coltelli, glielo giuro! Sì, Duca! Io non credo al suo giuramento, signora Zerbini, anche giuro di dire tutta la verità. Signorina, prego. Io penso che le cose sono andate diversamente. Il Coltelli si accorge che lei gli ruba i gioielli e lui la licenzia, sia come serva che come diciamo... Ma non è vero, no, assolutamente no! Lei quella notte impugna un martello, entra nella camera da letto, uccide Coltelli e poi alla finestra crede d'aiuto. Ma non è vero, glielo giuro! Così si inventa i lati, l'omicidio, il sangue naturale, la situazione economica, e non sa aprire la porta. Tutte bugie, signorina, tutte bugie! Ma non è vero, non è vero! Io quella sera non solo ho visto che ha ucciso il Coltelli, ma l'ho anche riconosciuto. E chi? Si tratta di Giuseppe Piccioni. Giuseppe Piccioni? Giuseppe Piccioni. Come ha fatto a riconoscerlo? Giuseppe Piccioni è un brutto ceffo, sempre pronto al coltello, che si aggira in via Orefici. E io ho sempre avuto paura di lui. E non so come andrà a finire quando saprà che ho detto tutta la polizia. Invece di stare qui a interrogare me, cercatelo, interrogate lui, è lui che ha ucciso il Piccioni, ve lo giuro! Io non credo a questo giuramento. Comunque farò delle ricerche e verificherò quanto lei mi sta dicendo. Ma se non ci sarà nessun riscontro, come io certamente credo, sarò costretto a rinviarla a giudizio. A giudizio? Poiché gli elementi che ho in mano mi fanno pensare che a uccidere Coltelli sia stata lei. Ma non è vero! Comunque, l'ultima parola aspetta al tribunale. Coppola, riportatela in cella. In cella? Non so, c'è. A quanto riportato dai giornali dell'epoca, la Zerbini in tribunale è stata assolta perché era difesa dal famoso luminare del foro di allora, avvocato Adolfo Pasi. Il conte Paleotti, amico dell'Orefice, quello che era andato a comprare il regalo per la moglie, si arrabbiò molto di come era andato il processo e voleva che fosse individuato l'assassino dell'amico. Così, a sue spese, alcuni anni dopo, chiama Sherlock Holmes, famoso investigatore inglese, e lo alloggia all'Hotel Brun. L'Hotel Brun era il più prestigioso albergo di Bologna ed era situato nell'attuale incrocio tra via Ugo Bassi e piazza Malpighi. Non male questa città, vero mozzo? Direi bella, anzi, molto bella, very beautiful, Mr. Holmes. Ha visto quanti portici? E come potrei non vederli, sono dappertutto. Già. Pensi che la nostra enciclopedia britannica dice che a Bologna ci sono ben 23 miglia di portici. Ah, veramente straordinario. Calcolando che la distanza tra una colonna e l'altra dovrebbe essere circa di 2 yard e mezzo, quindi si deduce che ci sono 15.000 archi di portici. Ma questa non è una delle solite sue deduzioni, Mr. Holmes. È un semplice calcolo matematico. Con questo metodo si poteva anche dire che, essendoci 15.000 archi di portico, ci sono 15.000 colonne di sostegno. No, 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 caro mozzo, le colonne sono molte di più. Come mai? Come si chiama questo albergo? Hotel Brun, vero? Sì, sì, Hotel Brun, Mr. Holmes. Ma non cambi discorso. Quando l'ho visto mi è sembrato un edificio molto antico. Sì, se vuole le leggo cosa dice la guida. Questo edificio ha 4 secoli di vita. Prima di diventare albergo, era un palazzo nobiliare, Palazzo Ghisiglieri. Ah, Ghisiglieri. Ma vogliamo tornare all'argomento di cui stavamo parlando, Mr. Holmes? Qual era pure, mozzo? Perché le colonne sono più degli archi. Ma è elementare, caro mozzo, per sostenere un arco occorrono 2 colonne, se gli archi sono 2, le colonne sono 3, se gli archi sono 5, le colonne sono 6 e così via. Quindi le colonne sono sempre un numero maggiore di un'unità di quella degli archi. Come si chiama la via dove sta il nostro hotel, mozzo? Questa si chiama via San Felice. Oh, via San Felice.
Certo che Mr. Holmes, il conte Paleotti poteva anche, che ci ha chiamato qui a Bologna, poteva anche venirci a prendere alla stazione personalmente. Comunque ci intenderemo. Il cameriere parla male inglese, però anche con lui ci comprenderemo. Il conte non è venuto, ma ci ha mandato la carrozza. Comunque sì, ci intenderemo che il conte parla bene inglese. Ah, ecco, sta arrivando un signore proprio con quel cameriere che parla male inglese. Ma elementare, caro Watson, sarà il conte Paleotti. Siamo stati invitati da lui. Mr. Holmes, il conte Paleotti. Good morning. Lietissimo di conoscere il grande investigatore Sherlock Holmes. Good morning. Avete fatto un buon viaggio? Un viaggio splendido. Prego, accomodarci. Splendido. Abbiamo preso, signor Conte, l'Indian Mail, il treno utilizzato dai turisti inglesi per venire in Italia. Pensi, dopo solo 20 ore di viaggio siamo scesi a Bologna. Effettivamente è un treno comodo, è chiamato la valigia delle Indie ed è stato inaugurato nel 1870 e collega direttamente Londra con Brindisi, passando per Bologna ovviamente. A Brindisi vi è l'imbarco per Alessandria d'Egitto. Ah, Alessandria d'Egitto? Io... Grazie per averci mandato la carrozza che poi ci ha accompagnato in albergo. Io sono lieto e onorato di essere stato invitato in questa bellissima città e approfitterò per visitarla e ammirare i suoi monumenti. Ecco, lei, Mr. Holmes, si nutrirà di arte e invece io preferirei assaggiare i piatti della famosa cucina di Bologna. E se mi permette, ho ordinato il tè che abbiamo portato direttamente da Londra, è una nostra antica tradizione, alle 5 naturalmente. Bene, mi dispiace di non essere venuto io direttamente in stazione a ricevervi. No, ma gli impegni. Certo, è stato gentilissimo il suo vetturino. Complimenti, my compliment, signor Conte, lei parla un ottimo inglese. Grazie, noi Paleotti abbiamo un buon rapporto con l'Inghilterra da quando un nostro antenato 2 secoli fa sposò una signora inglese di famiglia vicino alla corona. Ah, mica male come parentela, signor Conte. Ah, niente male, però sì. La signora ha detto parecchi scandali qui a Bologna. Ma torniamo al motivo per cui vi ho chiamati e vi ringrazio di essere venuti. Bene, prendiamo ecco. Luciano ci ha portato il tè, prego, lo assaggi pure. Ottimo questo tè, grazie. Yes, è da quando vivevo a Londra che non bevevo un tè come questo. Siamo noi che dobbiamo ringraziare, signor Conte, di essere stato invitato in questa città. Siamo veramente contenti perché siamo suoi ospiti e a suo carico. E anche questa spesa la troverà nel conto dell'hotel. Già, capito? Questi strani dolci, che cosa sono? Raviole, sir. Sono degli specialist bulgnais. What's up? Cosa c'è dentro? Mostarda, sir. E nada specialist bulgnais. What's up? Per favore, un po' di contegno. Lei è goloso e gusti il cibo senza troppi commenti. Torniamo alle spese. Dobbiamo parlare anche del vostro onorario. Da aggiungere ovviamente rimborsi per viaggio e soggiorno. Ovviamente, per quanto concerne il mio onorario, signor Conte, esso dipenderà anche dalla difficoltà del caso che lei intende affidarmi e di cui non so ancora nulla. L'avviso, signor Conte, che i miei onorari investigativi sono abbastanza elevati. Non è dubito, Mr. Holmes. Credo che le sue richieste siano abbastanza giustificate data la fama di cui lei gode. Ma anch'io devo avvisarla, Mr. Holmes, che gli antichi medici di Bologna, prima di curare un ammalato, sottoscrivevano il patto di guarigione. Il patto di guarigione? Il medico veniva pagato solo se il paziente guariva. D'accordo se lo applichiamo anche tra di voi. Una sfida molto interessante. Che cosa le dice lei, Watson?
È inutile chiederlo, Mr. Holmes. Io conosco già e lei ha già deciso. Bene, allora, signor Conte, mi dica, quale sarà il mio compito? Scoprire l'assassino del mio amico Camillo Coltelli. Delitto avvenuto a Bologna nella notte tra il 19 e 20 dicembre 1882. 1882? Sì. Oltre due anni fa? Ah, Mr. Holmes, io credo che sia opportuno ringraziare il Conte per la fiducia e comunque ritornarcene a Londra. Oh, no, no, Watson, non sono d'accordo. Se ce ne andiamo ora, come faremo a visitare una città così bella e visitare tutti i monumenti, Watson? Mr. Holmes? Yes. Prima di tutto le devo dire che nelle indagini e negli spostamenti che riterrà necessari sarete accompagnato da Luciano, il cameriere qui presente. Luciano conoscerà bene Bologna, ma la lingua inglese. Se la cava bene, se la cava bene. Luciano ha vissuto a Londra dall'età di 8 anni, quando i suoi emigrarono per lavorare nelle miniere. Però a 21 anni tornò a Bologna ed è stato assunto dall'Hotel Brun proprio per la conoscenza dell'inglese. Oh, benissimo, signor Conte, così non avremo difficoltà nel nostro lavoro. Grazie, signor Conte. E anche sono d'accordo sul patto di guarigione che lei aveva proposto. Comunque, l'avviso, signor Conte, che sarebbe necessario sapere come sono andate le cose. Questa comunque è una bella sfida, Mr. Holmes. È un'altra domanda, signor Conte. Come mai che lei vuole indagare sulla morte del suo dell'orefice, suo amico orefice Coltelli, e ci deve essere stata un'amicizia molto stretta fra voi due per farmi venire da Londra? Sì, in effetti è così. Camillo Coltelli era il fornitore ufficiale di gioielli della mia famiglia. Ed era anche un carissimo amico fin dai tempi della scuola. Abbiamo presentato anche la ragazza che sarebbe diventata mia moglie. Ma torniamo al motivo per cui vi ho chiamati. È stata accusata dell'omicidio la sua governante Enrica Zerbini. Però, difeso dal famoso avvocato Pasi, è stata assolta. Ma scusi, Mr. Holmes, ma perché le interessa tanto l'amicizia fra il conte e l'orefice Coltelli? È elementare, caro Mozzo. Sono proprio i dettagli anche non immaginabili che concludono il fatto. Mister Holmes, le voglio aggiungere un altro dettaglio. La via dove avvenne il delitto si chiama Via degli Orefici. Chiamata così perché da secoli vi sono concentrate botteghe di artigiani e commercianti che trattano preziosi. Al centro di questa lunga via senza portici vi era la bottega di Coltelli, collegata all'appartamento soprastante da una scala interna costruita nella retrobottega. Ah, allora il signor Conte, per salire all'appartamento dell'orefice Coltelli si passa solamente dal negozio. Esattamente. Bene. Benissimo, sarà necessario un sopralluogo, anche se dopo anni non ci saranno più tracce di dire. Possiamo andare ora, poi pranzeremo lì vicino, all'Osteria del Sole. L'oste mi conosce e mi tratta bene. Ah, così assaggeremo anche le specialità bolognesi. Watson, andiamo. Fanno delle ottime frittate. Ah, bene. Thank you.
probabilmente nell'affare ha subito visto un lauto guadagno e per prima cosa manda a chiamare la cuginetta Enrica Zerbini. Nelle sue ricerche Holmes è aiutato dal conte e dal cameriere Luciano che lo accompagna e le fa da interprete. Anche qui altri portici. Posso? Lei si dimentica che siamo a Bologna. Meno male che il conte ci ha aiutati, perché la Zerbini non voleva mica venire in questo albergo, lei si sente imbarazzata. Lei non è abituata a frequentare ambienti di questo livello. Mi hanno detto che con il suo mestiere ha ben altro tipo di compagnie lei frequenta. Mr. Holmes? Yes? Nell'atrio c'è la signora Enrica Zerbini che dice di essere attesa. Ah, falla accomodare, la stavo aspettando e stai qui a fare da interprete. Esatto. Interprete? Yes. Mi scusi, Mr. Holmes, ma io ritenevo che la signora Zerbini fosse qui per fare un qualcosa che non avesse bisogno di interprete. Ah, Luciano, sì? Questa sterlina è tua, oh, per i servizi che ci fai. E la signora non è qui per quello che tu pensavi. Falla chiamare, falla accomodare e stai qui a far da interprete. Mi perdoni, Mr. Holmes, ma vede che la signora Zerbini è conosciuta per quel genere di cose? Non c'è bisogno di spiegazioni. Fai accomodare la signora. Sobit, sir. Mi incuriosisce molto questa donna. Quando dite così, Mr. Holmes, mi incuriosisco anch'io. Oh, good morning. Good morning, buongiorno signora, s'accomodi. Vorrei parlarle della notte in cui fu ucciso l'orefice Contelli. Sempre se non suscito in lei ricordi troppo tristi. Oh, senta voi, innanzitutto sono signorina. E poi, caro mio signor Sherlock Holmes, i ricordi tristi non sono mica quelli che pensa lei, ma sono quelli relativi all'arresto, all'interrogatorio, alla prigione. Io non ho ucciso il Coltelli, né ho contribuito a ucciderlo. Sì, questo sia ben chiaro. Sono convinto anch'io della sua innocenza, signorina. Ma vede, anch'io voglio trovare veramente chi ha ucciso l'orefice Coltelli. E sono convinto che lei aiuterà nell'intento. Mo socia, ma lei è un mago. Perché solo un mago può scoprire un assassino che neanche il grande avvocato Busi ha saputo scoprire? Io, signorina, non sono un mago, sono un investigatore privato. Mo socia, ma non so mica cosa voglia dire quel coso privato lì. Mo caro mio signor Sherlock Holmes, è meglio che lei non sia un mago. Qui a Bologna i maghi non hanno mica vita facile. Ma la smette di fare tutti quegli scimitoni. Qui a Bologna i maghi non hanno mica vita facile. Luciano, racconta ma che brutta fine che ha fatto quel magro al teatro del corso, va? Mi permetta, signorina, ma il signore qui si chiama Sherlock Holmes e questo non è il momento di divagare sui maghi. Hanno a che fare con il delitto Coltelli? Assolutamente! No. Allora lasciamo perdere. Signorina, sì? Lei prima ha menzionato l'avvocato Busi. E l'avvocato Busi ha a che fare con il delitto Coltelli? Socio, se ha a che fare, era quello che difendeva quelli che gli altri chiamavano AP. AP? 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 Ed era un suo amante per caso. No, non era un mio amante, anche se per la verità l'ho detto. Però sa, quando si è sotto torchio si dice di tutto. Lei, signorina, non è sotto torchio. E mi dica, ha sentito dei rumori fuori dalla casa prima di scoprire il delitto? Sì, adesso che mi fa venire in mente, sì, ho sentito. Ah. Ho sentito una carrozza che arrivava e me lo ricordo, sa perché? Perché io ho un grande desiderio, quello di andare a Bologna con una carrozza, perché Bologna di notte è bellissima, illuminata da tutti quei fanali a gas. Sì, ha ragione, Bologna di notte è bellissima. Ma signorina, mi dica, quella carrozza che lei ha sentito è passata, ha rallentato
o si è addirittura fermata? Non so, ma non mi ricordo mica tutte quelle cose lì. Ma cosa vuol sapere? Io quella notte avevo solo paura che chi aveva ammassato il coltello fosse ancora lì e mi ammassasse anche me. Ma niente, l'importante è che lei abbia sentito arrivare una carrozza. Mi dica, signorina, questo rumore della carrozza l'ha sentito anche quando è uscita dal suo nascondiglio? Non vuole smettere. Adesso che mi ci fa pensare, sì, l'ho sentito anche dopo. Sì. Benissimo, non mi serve altro. Ma scusi, Holmes, ma per un interrogatorio che avrebbe dovuto risolvere il caso, lei ha fatto solo due domandine banali banali? Elementare, caro Watson, era quello che mi serviva. Ora noi andiamo a fare colazione, breakfast. Signorina, lei, se vuole essere nostro ospite, io sarei molto felice. Grazie. Ma scusi, Holmes, ma perché è così importante sapere se l'assassino è andato con la carrozza a commettere il delitto? Ah, è del tutto irrilevante, caro Watson. Non è così importante come sia andato l'assassino, ma perché abbia usato una carrozza. Certe volte, Mr. Holmes, io proprio non la capisco, ma il cibo porterà consiglio. Penso sempre al cibo. Per risolvere il caso Holmes, sempre accompagnato da Watson e dalla guida Luciano, vuole frequentare gli ambienti dove viveva Enrica. Quindi si reca in un quartiere allora poco raccomandabile, situato nella zona dietro al Palazzo di Giustizia, detta Borgo Ballotte, e percorrendo le vie Miramonti, Mirasole e Solferino, arriva all'osteria Tagliavini. Organizzava furti a banche, palazzi privati, assaliva dirigenti.
forense, oh, bastavano poliziotti e magistrati. Oh, alla secca, gli appuntati in cosa, aveva se ne dite? Questo ce l'ha riferito anche il conte Paleotti e ci ha anche detto che proprio in questa osteria era frequentato dai capobanda. E che cosa le dice mia amica Zerbina? Mo ve l'ho detto, l'Enrico è una brava ragazza. Oh, qualche piccolo errore l'avrà anche commesso, qualche piccolo reato, ma chi è che non fa qualche errore nella sua vita? Oh, al bene, al fermo fa che? Vino, la madre, la puttadegna, ed era tutto il giorno nei campi. E così questa povera ragazza si è trovata a 11 anni da sola, in servizio e a casa d'arte. E scritto in cosa? Lo scrivo. Conoscete Giuseppe Piccioni? Oh, sì, ve lo ricordo. Oh, era un tipo molto prepotente. L'uomo che aveva sempre a coltelli, non si dica più visto qui l'osteria, no. Però, l'ha cercato anche la polizia. Sì. Com'era fisicamente? Oh, adesso non mi ricordo mica bene, ma ancora mi ha pulito. Peso di Monte Grande, non molto alto, capelli bianchi, cortissimi, sbarbato, sulla sessantina. Oh, la prima volta che l'ho visto non mi sembrava mica una faccia nuova, o quella passata tra le zanche, ci si confonde anche. Bene, io adesso devo tornare in cantina a torre dell'altro vino. Zia, fai compagnia a questi signori. Forse penso io. Arrivo il curino di attendere, di aspettare il carrozzo. Yes. Mi faccio ancora un po' di compagnia. Ma facciamo un bel giretto per Bologna. Ti accompagno. Oh, carina vecchia, sono un brodo, Di portadella. Ma tutta, ma l'avete pagata? No. Adesso. Ma prendete. Andiamo a riprendere la carrozza. Che dobbiamo andare in Fiori. Ma di portadella ancora? Andiamo. Arrivederci, non vi aspetto ancora. Vai. Arrivederci. In Via Oretici, appena la vettura si ferma davanti alla bottega di coltelli, Holmes scende e controlla attentamente il muro della bottega. Quindi chiede a Jesse, al vetturino, se gli permette di salire a cassetta, cosa che fa con grande agilità. Sale in piedi sulla cassetta, verificando e quasi toccando le persiane di una delle finestre sovrastanti la bottega di coltelli. Soddisfatto di quello strano sopralluogo, ridiscende e rientra nella vettura. Il giorno dopo, Holmes va al caffè della Bacchetta, un elegante locale all'inizio di Via Farini, frequentato da avvocati, giudici e gente dei tribunali. Che bel locale, molto elegante. Quanti bei dolci! Mister Holmes, ci mangiamo una fetta di torta o un pasticcino? Guardi! Watson, non siamo qui per assaggiare torte, ma per il conte. Capisco sempre che lei non ama il buon cibo, ma non mi vorrà far tornare a Londra senza aver almeno assaggiato queste specialità. Watson, esaudirà i suoi desideri in un altro momento. Adesso siamo qui per risolvere il caso. Holmes, perché siamo qui? Siamo qui perché ieri sera il conte Paleotti mi ha presentato il giornalista Testoni e sono qui che lo sto aspettando. Ecco perché lei ieri sera è uscito da solo a vedere Bologna di notte. Elementare, caro Mozzo. Ah, ecco il signor Testoni. Buongiorno. Good morning. Il famoso avvocato Basi si scusa per non essere qui presente, ma dopo il processo alla Zerbini è impegnatissimo e si fa desiderare. Prego, secondo me. Grazie.
Comunque mi ha incaricato di dirvi che potrebbe trovare in qualche momento per voi. Grazie. Mr. Holmes vorrebbe sapere qualche cosa sul delitto Coltelli. Certo. L'avvocato Pasi, come mai che ha assunto diciamo questa la difesa dell'imputata, naturalmente mi riferisco alla signorina Zerbini, che non avrebbe mai potuto pagare il suo onorario. Ma la ragione è semplicissima. Pasi difese gratuitamente la Zerbini perché la controparte era il famoso avvocato Leonida Busi, un grande del Foro di Bologna, forse il più grande in assoluto. Era un'occasione troppo invogliante per lasciarsela sfuggire. Anch'io amo le grandi sfide e le dimostra proprio il fatto che sono qui per risolvere un caso di omicidio impunito. Bene, Mr. Holmes, la soluzione della Zerbini fu un tale successo che il testo della difesa venne preso come caso di studio alla Facoltà di Giurisprudenza di Bologna. Ah, l'avvocato Busi doveva mettersi il cuore in pace, non era più lui il migliore. Benissimo, signor Testoni. Un'altra cosa vorrei sapere, lei sa qualche cosa su questo delitto, qualche notizia? Sì, certo, io ero presente, come dire, mi sono fatto anche un'idea e l'ho espressa anche nei miei articoli. Gli inquirenti fecero ben poco per scoprire che in realtà fosse quel Giuseppe Piccioni che la Zerbini indicava come l'assassino dei Coltelli. Lei allora sarebbe del parere che l'assassino è Giuseppe Piccioni. Io sono solo un giornalista, ma se la Zerbini è innocente non c'è alternativa, non c'è. C'è una certa coincidenza. Enrica Zerbini abita a Borgo Palotte. La banda di malfattori insieme a Giuseppe Piccioni frequentano il borgo. E signor Testoni, lei potrebbe farmi avere gli atti dell'avvocato Pasi, anzi farmeli portare in camera in albergo, ovviamente arrestati. Lei parla di quel processo che vide contemporaneamente alla sbarra 104 imputati? Sì. Quello che venne chiamato causa longa per la sua complessità? Sì. Io non so cosa lei ci trova tra il delitto e questa banda, ma sicuramente chiederò all'avvocato Pasi se potrà portarmi gli atti al suo albergo. Sì. Ma come farà a leggerli se sono scritti in italiano? Ma non c'è nessun problema, signor Testoni, me le tradurrà lei. Lei parla un ottimo inglese. Cercherò di aiutarla con il mio povero inglese. Va bene, allora ci avviciniamo al vostro albergo. Benissimo. Seguitemi di qua. Passiamo sotto i portici dell'Archiginnasio, che è l'antica sede dell'Università di Bologna. E attraversiamo adesso Piazza Maggiore, e quello è il Palazzo Comunale. The Neptune. Già Bologna. Yes. E adesso percorriamo via dei Vetturini. E vi voglio fare notare, questo grande palazzo con le finestre e i portali incorniciati da un pesante bugnato. Ecco, questo fu il palazzo di quel famoso processo, la zecca, di cui abbiamo parlato poco fa. E lei, signor Testoni, conosce la storia di 20 anni fa? Dunque, io avevo 4-5 anni quando successe il fatto, ma a Bologna se ne parlò per molto tempo, e in famiglia da me in realtà se ne è parlato per molti anni. Fu un caso clamoroso. Una notte una banda di malfattori sfondò le inferriate del palazzo, entrò da una finestra e colse gli operai all'improvviso, e i poveri operai erano colti di sorpresa e i malfattori rubarono, pensate, un bottino di 50 medaglie d'argento pronte per l'Accademia Benedettina, tondini d'oro, marenghi, e vuotarono le tasche anche dei poveri operai. Non vedo l'ora, benissimo, signor Conti, di andare all'albergo a leggere gli atti dell'avvocato Pasi. Vorrei anche ricordarle, Mr. Holmes, che noi siamo ospitati e pagati qui.
non per indagare su un'associazione delinquere di 20 anni fa, ma per trovare il colpevole dell'omicidio dell'orefice Coltelli. Elementare, posso? E chi le dice che io non lo stia facendo? Ma proprio tante volte io non riesco a seguire il suo pensiero, Mr. Holmes. Ah. Anche allora succedevano rapine. La polizia non aveva i mezzi di ora, però sono riusciti ugualmente a scovare la banda e a portarla a processo. Vi immaginate? 104 imputati? Chissà, anche quanto è durato quel processo. Lo dice anche il nome, causa Longa. Andiamo avanti, saranno rientrati all'albergo. Ah, signor Testoni, è stato un pranzo veramente squisito, ottimo. Peccato che Mr. Holmes non sia un appassionato di cibo come me. Lui, per lui, tortellini e brodino sono la stessa identica cosa. Hanno portato questo pacco. Luciano, che cosa è successo? Niente, sto È arrivato un pacco? Apre subito il pacco, Watson, e vediamo cosa c'è. E legga bene prima di fare, non stia a fare tanti commenti. Ma c'è un volume, è scritto in caratteri piccolissimi e tutti in italiano. Mr. Holmes. Yes, sir. Ah, bene. Oh, straordinario. Straordinario, ma questa è una stampa con tutti gli imputati, tutti e quanti chiusi in gabbia e perfettamente ritratti. Signor Testoni, potrebbe lei leggermi le condanne prese da ogni imputato? So che sono tanti, ma non sarà una cosa lunga. Dunque, condanna agli imputati, ma c'è una fila di nomi, ai lavori forzati a vita, Angelo Amadori, a 16 anni di lavori forzati, e a tutti gli altri a 15 anni della stessa pena. A 16 anni, Angelo Amadori? Angelo Amadori. Sì, e tutti gli altri a 15 anni della stessa pena e tutti... Basta così, signor Testoni, non mi serve altro. Ma dove vado a arrivare, Mr. Holmes? A scoprire l'assassino dell'orefice Coltelli. Signor Testoni, un'altra domanda. È vero che a Bologna secoli fa c'era una scuola pittorica, una delle più grandi scuole pittoriche, e che le opere di tutti gli artisti sono esposte nei migliori musei del mondo? Ah, ma ci sono ancora ottimi pittori qua a Bologna, non paragonabili magari a Guido Reni, al Domenichino o ai Carracci. Adesso ci sono Alessandro Guardassoni e Guido Serra, che a me personalmente piacciono molto. Guido Serra. Ah, ma cosa c'entrano i pittori bolognesi, Holmes? Non divaghiamo. Sono ritrattisti? Ah, direi di sì. Se io dovessi indicarne qualcuno, le indicherei Alessandro Guardassoni, che è un ottimo pittore e un'ottima persona. Sta lavorando gratuitamente alla sua parrocchia di Santa Caterina di Saragozza. Ma Mr. Holmes, che cosa c'entrano i pittori bolognesi con l'omicidio Coltelli? È proprio quello che dico anch'io. In un'indagine qualsiasi elemento torna sempre utile. Bene. Ci vedremo questa sera a cena. Io vado a portare il mio grazie, signor Testoni, in camera e poi vado a fare due passi con Luciano. Va bene. Arrivederci. Sembra che Sherlock Holmes è uno strano tipo, eh? Strano, stranissimo. Ah, ma sono le sue stranezze però che lo portano a risolvere i casi a lui affidati, anche quelli più difficili.
Diciamo che io dovrei esserci un po' abituato al suo metodo e alle sue, diciamo, dimostrazioni, ma per chi non lo conosce potrebbe sembrare un po' maleducato, infatti mi sembra poco gentile averla abbandonata qui, lei che lo sta aiutando nelle indagini. Ma non mi ha abbandonato, mi ha lasciato in compagnia di una persona gradevolissima, anche a tavola. Anch'io, la rimangio. Signore Testoni, gradisce qualche pasticcino? No, grazie anche per me, è giunta l'ora di andare via. Oggi c'è la proclamazione del nuovo Consiglio Comunale ed è una notizia importante per il giornale, anche se credo che non ci saranno grosse novità, perché probabilmente verrà riconfermato l'attuale sindaco. Ah. Ma qualcosa devo pur scriverci sopra. Voi giornalisti, già. Forse vi è venuto qualche dubbio, ma il Testoni citato è proprio Alfredo, scrittore bolognese, autore del famoso testo Il Cardinale Lambertini e giornalista dell'epoca. Andiamo avanti con il racconto. Una mattina all'Hotel Brun. Ah, le colazioni bolognesi sono veramente squisite. Ah, guardi questi pasticcini, io li mangerei tutti, Mr. Holmes. Lei non dà alcuna soddisfazione a chi le offre del cibo. E che cibo! Guardi, una cosa straordinaria e di ottima qualità. Watson, si mangia per sopravvivere. Ma se si mangia bene, si vive meglio, Mr. Holmes. I signori devono tornare in Borgo Ballotte? No, Luciano. Adesso che hai conosciuto la signorina Zerbini ci vorresti sempre andare. No, noi dobbiamo rimanere qui perché stiamo aspettando il conte Paleotti. Beh, per la verità invece io devo proprio andare a Borgo Ballotte. Se io posso... Vado a Borgo Ballotte e quando qui verrà il conte, lei spiegherà certamente perché sono andato là e saprà anche quello che deve dire. Vada pure, Mr. Holmes. Ma io non so tutto sulle indagini. Ah, vabbè. Ma le ultime sue, diciamo così, intuizioni, non le ho capite molto, sono rimasto un po' interdetto. Mi sembra quasi che lei non stia neanche più indagando sull'omicidio dell'orefice Coltelli. Non vorrei che lei mi tenesse nascosto qualcosa, perché questo non è bello per un amico e collaboratore nei suoi confronti. Oh, caro Mozzo, quello che io so è che ho visto che ho dedotto, lo dovrebbe sapere pure lei, avrebbe dovuto vederlo e anche dedurlo. Va bene, vada pure. Penserò io a scusarla con il conte e a intrattenerlo. Va bene, vai. Questo strato dolce. Cosa sta facendo dottor Watson? Calve, good morning. Ma cosa fa? Che zuppa e certosino nel tè? Ma certo, è migliore. Sì. Vuole assaggiare? No, il medico mi ha detto di bere poco tè. Ah. Mr. Holmes non c'è? No. Lui è dovuto andare a fare alcune indagini a Borgo Ballotte. A Borgo Ballotte? Sì. Che cosa c'entra con l'omicidio Coltelli? La signorina Zerbini è di quel borgo e ci abita. E tutti lì sono convinti della sua innocenza. E allora Mr. Holmes vuole fare alcune indagini nei rapporti fra lei e, diciamo, gli intimi del luogo. E nessuna traccia deve essere tralasciata. Sì, è possibile. A Borgo Ballotte può succedere di tutto. Ve l'ho detto che è un quartiere malfamato. Si può uccidere per un paio di scarpe come per un amore deluso? Ah, ma Mr. Holmes, lui si sa
destreggiare in tutti i casi, non ha paura di niente. E ho notato che anche Luciano, che l'ho accompagnato, è un tipetto abbastanza sveglio. Vero. Ma a parte la possibilità di un delitto passionale, vi sono altri moventi che hanno portato all'omicidio? Questo proprio. Io so solo che voi avete qui a Bologna delle ottime specialità gastronomiche. Sì, ma vanno trattate bene, non si inzuppa il certosino nel tè. Ma guardi che è buonissimo, è veramente buono, ottimo. Le specialità bolognesi sono molte e tutte gustosissime. Lei ha già gustato i tortellini, ma dovrebbe anche assaggiare la torta di riso e la zuppa inglese affogata nell'alchermes. Ecco, come medico devo dire che proprio non è un mangiare sanissimo questo. Oh, se sia sano non lo so, ma è certamente un piacere. Un piacere che non va rovinato mettendo il certosino nel tè. Buongiorno. Buongiorno. Ma dov'è Mr. Holmes? Sì, è dovuto andare a Borgo Pallotte, ma ritornerà subito. Ma è certosino del tè? È buonissimo. Signor Questore, come sono andate le elezioni comunali? Ah, come avevo previsto, è stato riconfermato l'attuale sindaco. Gaetano Tacconi? Sì, esattamente. Grazie. Ah, bene. Oh, Mr. Holmes, finalmente, prenda qualcosa anche lei con noi. Oh, no. Vengo dall'osteria di Borgo Pallotte. E là abbiamo bevuto e mangiato a sufficienza. E il mio amico Watson, il conte, vi avrà detto il perché io sono andato là. Sì, è una pista interessante di cui nessuno ha saputo fare. Sì, poteva essere, ma alla verifica fatta circa una mezz'oretta fa è risultata priva di fondamento. E già da alcuni giorni ero convinto di aver risolto il caso, ma c'erano ancora alcune cose alternative. E quindi applicai il mio sistema deduttivo. In un caso criminale, esaminate tutte le possibilità esistenti e verificata la loro infondatezza, l'unica che rimane, seppur incredibile, è quella che corrisponde al vero. Mister Holmes, come lei parla, sembra che abbia risolto il caso. Sì, no, lei ha ragione, il caso è risolto. Ma allora ci dica chi è l'assassino? No, in questo momento, neanche adesso e neanche in questo posto. Vorrei rendere più dignitosa la conclusione di questa vicenda. Che ne dice, Mister Holmes, di venire a casa mia questa sera? Ci saranno alcuni amici. Lei ci rivelerà tutto sull'omicidio e poi pranziamo. Direi benissimo, è molto interessante. Che cosa ne dice Watson? Ah, non posso che essere d'accordo, Mister Holmes. Ci vediamo allora questa sera a casa mia alle 6. Signor Testoni, naturalmente anche lei è invitato. Ah, no? Grazie, non posso certo ripetermi in un'occasione del genere. Extra. Sì, io. Allora questa sera, Esco con lei, signor Conte. Arrivederci, buonasera. Arrivederci, signor Testoni. E quindi, Mister Holmes, la conclusione dell'indagine, allora, diciamo che è basata sulla sua andata a Borgo Pallotte. Elementare, caro Mozzo. È proprio lì che ho avuto l'ultima prova inconfutabile di chi ha ucciso l'orefice Coltelli. Allora, mi scusi, ma i delitti di 20 anni fa c'entrano con l'omicidio Coltelli? Certo, se lo dice lei, caro Watson, sarà senz'altro così. Lei mi prende in giro, vero? Affatto. Allora, diciamo che la sentenza che le ha consegnato l'avvocato Pasi è stata fondamentale. Se lo dice lei, caro Watson, sarà senz'altro così. Mr. Holmes. Thank you.
debito? Troverà qualche cavillo per non pagare, oppure chiederà uno sconto. Andiamo a cena dal conte Paleotti e sentiamo se Sherlock Holmes ha veramente concluso l'indagine e trovato il colpevole dell'omicidio Cortelli. Anacleto? Signora. Anacleto, prepariamo la sala perché arrivano degli ospiti. Mettete le sedie un pochino più in guardia, ci stiamo più comodi. Ho sentito già delle voci nell'ingresso, forse c'è il barone. Ah. Vedo, eccolo. Cara contessa! Come sta? È un piacere ritrovarla. Sta comodo. Ah, ma che bella idea che ha avuto il nostro amico Conte. Vero? Speriamo che vada tutto bene. Ma siamo sicuri che abbia risolto il caso? Speriamo, è arrivato fin da dopo. Potrebbe anche prendersi in giro. Speriamo proprio di no. E se avesse accettato l'incarico solo per visitare Bologna? Ah, bravo! Speriamo proprio. Poi si è portato anche l'aiutante. Anche la Nico, l'aiutante. Poi non so, aiutante, amico, non si sta bene. Ma vediamo. Oh, sta arrivando Anacleto. Cosa c'è Anacleto? Prime notizie? Oh, che peccato! Il marchese Marescotti comunica che per un impegno improvviso non può essere presente. Oh, che peccato, mi spiace, boh, faremo senza di lui, altrimenti possiamo rinunciare alla serata. Grazie Anacleto. Possiamo rinunciare a tutti, perché so che sono già arrivati, erano di là con mio marito che chiacchieravano. Va bene, per Anacleto è già arrivato, allora le presento l'investigatore Sherlock Holmes. Molto dietro. Il dottor Watson. E se altre storie che già conoscete? Il marchese Calietoli, scusate, Marescotti, ha mandato un biglietto che per un impegno improvviso non può venire. Comunque, siamo tutti qua, adesso interroghiamo Mister Holmes. Allora, Mister Holmes, allora, chi ha ucciso il nostro amico Coltelli? Quindi, con il permesso del signor Conte, vi spiegherò un po' le cose. Quando fu ragguagliato sul caso, l'unica cosa giuridicamente accertata era l'innocenza piena di Enrica Zerbini. Se la donna era innocente, allora era vero il suo racconto dell'entrata in casa di un estraneo. Ed è proprio su questo estraneo che dobbiamo indagare. Non c'è nulla da indagare. Si chiama Giuseppe Piccioni. Vedremo poi anche questo. Adesso cerchiamo di vedere, di capire come sono andati i fatti. Come mai che in pieno inverno, nella stanza dove dormiva l'orefice Coltelli, c'era una finestra aperta? Ma che importanza può avere questo dettaglio, Mister Holmes? Non è un dettaglio, signor Testoni, perché da solo da quella finestra che l'assassino poteva entrare. E se la finestra era aperta, qualcuno deve averla lasciata così per agevolarlo. In questo caso rientra in campo la Zerbini, l'unica che poteva farlo. Mister Holmes, lei ritiene che se non colpevole la Zerbini sia meno complice? No, la Zerbini è innocente, non è complice di nessuno. E dovete sapere che l'orefice Coltelli soffriva di asma e dormiva sempre con la finestra aperta e molti lo sapevano. E un'altra domanda, come può aver fatto l'assassino a salire in una finestra così in alto in un muro senza pigli? Il dottor Watson avrebbe detto che senz'altro avrebbe preso una scala, dopo il delitto è scappato portandosela dietro. Infatti, quali alternative ci sono alla mia idea? Ah, nessuna alternativa, è una tesi che non può essere reggere. Dunque, dovete sapere che l'orefice Coltelli, sapete, no? L'orefice Coltelli viveva di vicino c'era un'osteria che stava aperta fino a tarda notte e tutti avrebbero visto, no? E così l'assassino arriva guidando una carrozza.
si ferma sotto la finestra, al buio, dalla cassetta salta sulla cappotto, scavalca la finestra, si trova subito in camera dell'orefice. Ma può essere, Holmes, però una scala mi sembrava più normale. Certo, Watson, ma non è possibile. Un'altra domanda, come mai che l'assassino, dopo aver ucciso l'orefice Contelli, non ha ucciso anche Enrico Albertini? Lei aveva visto e senz'altro avrà conosciuto anche questo assassino Giuseppe Piccioni. Ma questa è una domanda che molti si fecero al suo tempo, ma a cui nessuno ha dato una risposta. Sì, è possibile. È possibile, però la... Sì, è data la sua testimonianza, bravissimo, contesto. Lei mi sta aiutando di tutti gli appunti che io ho preso. La donna doveva sopravvivere perché era l'unica testimonianza su cui poteva contare l'assassino. Enrica doveva riferire di aver visto l'assassino Giuseppe Piccioni. Lei lo conosceva e aveva anche detto che aveva paura perché portava sempre con sé un coltello. Dopo l'omicidio l'assassino è sparito. Sì, ma... e rimane l'unica indiziata, rimane la Zerbini, sì, ma... contessa. Ma io non capisco una cosa. Perché l'assassino ha usato un martello e poi l'ha messo in un cassetto? Non poteva usare quel coltello che aveva sempre in tasca e dicevano tutti che lo usava così volentieri. Così potrebbe essere un omicidio improvvisato. Lei ha ragione, contessa, così avrebbero... Sì, dato la colpa alla Enrica Zerbini, che l'avrebbero accusata di aver ucciso l'orefice Contelli usando il martello che aveva trovato nel cassetto. Allora, Mr. Holmes, è l'assassino Giuseppe Piccioni. Lei non ha risolto niente allora, ha solo confermato quello che già tutti sapevano e che la Zerbini ha detto sin dal primo momento. L'assassino è Giuseppe Piccioni e non si trova ora, né si troverà, non si è trovato allora e non si troverà certo dopo tanti anni. Ah, io, signor Conte, non ho mai detto che l'assassino fosse Giuseppe Piccioni. Ah no? No. E allora chi penso non è Giuseppe Piccioni? Allora, di grazia, Mister Holm, ci dica, chi ha ucciso Camillo Cortelli? L'assassino è Angelo Amadori, fu celso, macellaio, nato a Bologna nel 1844. Questa è una notizia eccezionale, ma da dove salta fuori? Salta fuori dalla secca di Bologna, da tutti quei delinquenti che frequentarono e insanguinarono Bologna per anni e anni. E sono passati l'omicidio dell'orefice Contelli è proprio dovuto a questa banda di assassini, dell'assassino che... Ma sono sono passati 20 anni. Cosa c'entra allora questa banda con l'omicidio? Ma proprio lei, me lo chiedo, Watson, proprio lei che fino a ieri ha detto che cause antiche hanno effetto dopo anni ed anni. L'assassino è dovuto alla banda della zecca di Bologna. Ma allora scusi, Mister Holmes, ma come sono andate queste cose? Dovete sapere, sì. Signora Contessa, dovete sapere che la banda di delinquenti aveva questo bottino di metalli preziosi. Dovevano commutarlo subito in denaro contante e fare in fretta e cercare qualcuno che lo comprasse senza troppi scrupoli. Il capobanda Amadori allora cosa ha fatto? Si è rivolto a Contelli. Allora per lei Contelli era un ricettatore. No, cara contessa, Contelli le serviva il metallo prezioso e l'ha avuto a un prezzo, direi proprio un prezzo buono e l'ha comprato senza tanti scrupoli. Allora è finita lì? No, così. No, signora contessa, dovete sapere che l'orefice Contelli non aveva tutto il denaro contante e pagò in parte questo bottino. E il resto aveva promesso all'Amadori di darglielo appena possibile, appena riusciva. Ma l'Amadori subito dopo viene arrestato ed è l'unico che viene incarcerato a 16 anni, condannato a 16 anni. Dopo un po', quando
esce dal carcere, si fa chiamare Giuseppe Piccioni, per un po' sparisce. Noi non sappiamo se l'orefice Coltelli non perché non ha pagato il suo debito, forse se l'è dimenticato, forse non aveva tutto il denaro, ma Amadori, alias Giuseppe Piccioni, non si dimentica del credito presso l'orefice, quindi cosa fa? Lo uccide. Il suo discorso è interessante, Mr. Holmes, ma come fa a dire che Angelo Amadori è Giuseppe Piccioni? Dovete sapere che nella ricerca degli atti processuali è saltata fuori una incisione, una bellissima incisione, con ritratti tutti e quanti i delinquenti, e fra questi c'era anche Angelo Amadori. Io un po' cambiato, anzi, con la capelli bianchi, come aveva detto la Zerbini, era un po' cambiato questa figura di Angelo Amadori, però io mi insospettì e andai da questo pittore ritrattista e gli chiesi di farmi un ritratto. Lui è rimasto un pochino sorpreso. Era quello che avevo consigliato io, Alessandro Guardasoli. Sì. Lei mi aveva chiesto, infatti. Sì. Mi aveva chiesto il nome di un pittore famoso, che io le avevo indicato Guardasoli. Sì. Sta ancora lavorando alla chiesa di Santa Caterina di Saragozza? Sì, precisamente sì. Io andai in questa chiesa moderna, con questa incisione di tutti quanti i delinquenti, e feci vedere la faccia di Angelo Amadori. Chiesi al pittore di farmi un ritratto. Direi sì, un po' cambiato, senza taglio di barba, taglio di baffi, e capelli bianchi come aveva descritto la Zerbini, invecchiato di 20 anni. Il pittore mi ha guardato un po' sorpreso, però mi fece un ritratto perfetto, che io ho fatto vedere alla Zerbini. Mr. Holmes, lei mi disse una volta che io racconto le storie e le romanzo con stile teatrale, ma adesso lei mi sta battendo, eh? Lei ha ragione perfettamente, signor Testori, però adesso concludo. Quando sono andato a prendere questo ritratto dell'Angelo Amadori, io l'ho fatto vedere alla Zerbini. La Zerbini esclamò: ma questo è Giuseppe Piccioni. Poi andai all'osteria Tagliavini e anche l'oste, come ha visto questo ritratto, ha detto: ma questo è Giuseppe Piccioni, alias Angelo Amadori. Oh, quindi possiamo concludere che l'omicidio Coltelli è risolto, è stato individuato l'assassino, scoperto il movente e precisate le modalità di attuazione. Ora, Mr. Lombo, se devo dire io una cosa davanti a tutti. Il motivo per cui ho incaricato lei a risolvere il caso non era solo per scoprire l'assassino del mio amico Camillo Coltelli, ma anche per una scommessa che ho fatto con il barone Canettoli e i nostri amici. Quando sono stato a Londra ho sentito molto parlare di lei come il migliore investigatore del momento. Tornato a Bologna ne parlai con i miei amici. Si misero a ridere. Mi presero in giro e mi dettero del credulone. Toccato nell'orgoglio, ho fatto con loro una scommessa. Ho scommesso che se lei avesse risolto il caso, avrebbero pagato loro il suo onorario e tutte le spese. Ah, furbo il signor Conte! Quindi, se lei avesse risolto il caso come in effetti ha risolto, avrebbero pagato e anzi pagheranno gli amici del signor Conte, altrimenti sarebbe scattato il famoso patto di guarigione e comunque il Conte non avrebbe pagato proprio un bel niente. Elementare, caro Mosso.
Che bravo! Come stai? Buonasera. Poi, no, c'è anche.